kickoff è iniziata la gara con la Virtus Francavilla che ha toccato il primo pallone del match. È 1-0, devastante il mancino di Oliver Krug, la respinta di Albertazzi, sotto misura il tapin vincente di Luca Pananini, terzo gol in 3 amichevoli, ha già iniziato la stagione al top. Crivello, con il mancino, va in avanti da Daniel Ciofani, si è visto poco il nostro bomber, scarica a Crivello, quindi Gucker, va corto da Dionisi che cerca e trova Daniel Ciofani, Dionisi va dentro, una gran palla per Paganini chiuso, poi arriva Daniel Ciofani, eccolo qui, l'ho chiamato il raddoppio di Daniel Ciofani, 2-0 Frosinone, 30 secondi fa ho detto si è visto poco. Paganini, circondato Paganini, occhio, 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 no! Angolo per la Virtus Francavilla, pallone messo in mezzo, Gori riesce a toccare, poi il pallone resta lì per la conclusione, gol di Celin. Faccia a faccia con Matteo Ciofani, qualche scontro di troppo in questa gara. Crivello colpisce male, libera la linea difensiva della Virtus Francavilla e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Mister, finisce 2-1 l'amichevole contro la Virtus Francavilla, un buonissimo Frosinone soprattutto nella prima ora, poi inevitabilmente il ritmo è un po' calato. Sì, no, ma soprattutto le due espulsioni chiaramente hanno fatto sì che insomma, la partita cambiasse totalmente dal punto di vista tattico. Non abbiamo, mi dispiace per questo, perché poi l'ultima mezz'ora è stata, diciamo così, approssimativa, o meglio abbiamo un po' improvvisato per adattarsi all'inferiorità numerica come i nostri avversari. Matteo Belvisi, un altro spezzone di partita per te, insomma, come stai vivendo questo momento, questa fase di preparazione in prima squadra? Molto bene, perché non me l'aspettavo sinceramente di essere utilizzato ogni amichevole. Mi sto impegnando e spero di poter essere utile per il mister. Qual è il consiglio che ti dà più spesso Pasquale Marino? Vabbè, quello di allenarci, impegnarci e apprendere dagli altri giocatori che hanno molta più esperienza di noi.